grazie di essere stati con noi. Adesso raccontiamo un'altra storia. Un'altra storia di un uomo che ha cambiato la sua vita. È una storia interessante. Sta qui con noi adesso, tra pochissimo, sul palco, Sasà Striano. Napoli è un teatro antico. Sembra aperto. Se nasce gente che senza concerto scende per strada e sa per recitare. Non lo fanno apposta. Per loro un panorama è una scenografia. Un popolo è una bella compagnia. L'elettricista è Dio che fa campare. Ognuno fa una parte, una macchietta. Si sceglie un tipo, un uomo, la truccatura, l'intercalare, la camminatura, per fare successo e per si fa guardare. Sasà Striano! Grazie. Grazie Sasà. Sasà che ci ha portato le parole di Edoardo. Questo Napoli, questa Napoli che è un teatro, Sasà che ha incontrato Edoardo e quell'incontro, proprio l'incontro degli incontri, avviene dentro un carcere. Nel carcere di Rebibbia, esattamente, ho incontrato la moglie Isabella Quarantotti e il figlio Luca. Isabella mi ha fatto da insegnante per qualche mese e anche quando era gravemente ammalata non è voluta andare via. Ci ha salutato l'ultimo giorno, ha detto io credo che domani non ritornerò perché mi sento che vado dall'altra parte. E così è stato. Quindi ti voglio bene, Isabella. Senti, Sasà, è un incontro che passa anche attraverso qualcosa che deve cambiare. C'è qualcosa da accettare. La prima cosa che ti propongono è fai un ruolo in Napoli Milionaria, ma devi essere una donna. E questa cosa subito ti storce. E poi perché però invece accetti? Perché accetti di farlo? Un ergastolano, Cosimo Rega, mi ha dato un copione in cella e c'era una frase di Donna Amalia in Napoli Milionaria, che era il ruolo che dovevo interpretare, e diceva io non ho fatto niente, ho fatto quello che hanno fatto tutto quanto all'altro. Mi sono semplicemente difeso. E io credevo di aver fatto la stessa cosa in quel momento, però quella frase mi ha fatto aggrappare alle sbarre della cella e ho rifatto pace con la mia mamma, che io non volevo più sentire perché mi sentivo un figlio indegno, perché per fare il delinquente non gli sono stato vicino mentre se ne moriva. E quindi là ho capito che ero l'ultimo degli uomini, che la malavita mi aveva fatto diventare l'ultimo degli uomini. Però il teatro mi ha detto rialzati e cerca di riprenderti in mano la tua vita. E così ho fatto. Io ho iniziato a fare teatro in carcere. E quando la prima volta i tuoi piedi hanno potuto calcare un palcoscenico, tu hai detto ho capito che potevo perdonarmi. Cosa ti dovevi perdonare? Di tutte le cattive azioni che avevo fatto, perché quando una persona si macchia di reati, la prima persona che si fa male è proprio se stessa. E poi è una conseguenza il male che uno fa agli altri. E poi ho capito che non dovevo chiedere perdono, ma dovevo pregare affinché le persone mi perdonassero. E quindi io pregavo affinché quelle persone ritrovassero quella serenità che magari io gli avevo tolto. E potevano essere le persone che mi amavano, perché le prime persone che fai male sono quelle che ti amano, perché è così. Fare pace con tutto questo ha significato scegliere un finale diverso per una vita che sembrava segnata, che sembrava destinare solo, no, a ripetersi questo giro di appunto carceri, latitanza, dover scappare, dormire con una pistola sotto un cuscino, oppure insomma tutte le cose che appunto la tempesta della tua vita ha vissuto. Invece quel teatro, quei libri salvano tutto e cambiano tutto. Tu a scuola c'eri andato? Avevi... Io a scuola non c'ero andato. E i libri ti hanno salvato? I libri mi hanno salvato. Quando ho iniziato a capire che volevo fare qualcosa di utile, di importante per la mia vita, sono sceso giù al teatro perché mi piaceva recitare. Ti dico la verità, inizialmente perché le luci del palcoscenico sono un po' come le luci del crimine, no?
vogliamo stare, vogliamo essere sempre delle prime donne. Però poi ho capito che mi stava succedendo qualcosa di diverso, perché era teatro. Il teatro è povero ma è ricco d'amore, perché mi stava insegnando delle parole nuove. Io ero povero, dicevo buona doccia, non conoscevo un linguaggio che non era delinquenziale. Invece poi nei libri io ho scoperto un sacco di parole. Addirittura gli amici miei che stavano un po' indietro, no, nell'istruzione, quando avevo iniziato, mi dicevano: mi scrivi una poesia per mia moglie. Poiché io sapevo che non sapevano leggere, andavo nella biblioteca, mi facevo raccontare la loro storia d'amore e gli copiavo qualche sonetto di Shakespeare. Poi mi hanno sgamato dopo 6-7 mesi, hanno detto: ma non le scrivi tu, le prendi dalla biblioteca. Ho detto: vabbè, comunque va sempre bene. Il risultato. E li ho fatti avvicinare pure allora alla biblioteca. Senti, proprio quello stesso Shakespeare che neanche sapevi pronunciare all'inizio, no? Sì, lo chiamavamo tutti quanti Shakespeare, ma perché c'era antipatico, perché il maestro di teatro ci diceva che dovevamo smettere con Edoardo. E noi eravamo un gruppo di napoletani e non volevamo tradire Edoardo. Dicevano: no, ma quando mai? Poi là comandavano un po' gli ergastolani, nel senso buono. Avevano letto il curriculum di Edoardo e uno ha detto: guarda, Edoardo ha fatto più di 30 commedie. Io mi devo fare 30 anni, quindi una commedia all'anno la possiamo fare, fateci stare tranquilli. Senti, poi quindi Shakespeare diventa Shakespeare e arrivano i grandissimi riconoscimenti per Sasà Striano, che prende in mano la sua vita, diventa artefice del suo destino, insomma, attore con veramente grandissimi riconoscimenti, apprezzatissimo, amatissimo. Cito Gomorra e Cesare deve morire dei Taviani, Orso d'Oro a Berlino, giusto per dire che cosa sei riuscito a fare scegliendo di cambiare quel finale. Grazie, perché ci dici che questa è vita, cioè. Sì, assolutamente. Un'ultima cosa, proprio 30 secondi. Ho fatto uno spettacolo teatrale proprio per smontare il falso fascino del crimine, il falso fascino del male, che a sottrarre non è mai ammettere. Chi pratica il male toglie, non aggiunge niente alla propria vita. I boss della camorra, per esempio, hanno i Rolex per aspettare l'ora della morte o dell'arresto. Hanno le case più belle della città, però devono vivere murati vivi nei cunicoli. Quindi non è vita. E mi piacerebbe che questa cosa uscisse sempre più fuori. Quella non è vita. Non è vita. Ti fa del bene. Guarda, io non lo faccio per una questione di altruismo. Io quando pratico il bene, si può dire, godo come un pazzo? Io quando pratico il bene, godo. E poi ho scoperto un altro segreto, che chi si comporta bene non può essere messo fuori dai giochi. Quindi sarai anche un cliente scomodo, ma non ti possono cacciare, perché ti comporti bene. Quindi i portatori di bene vinceranno sempre. Grazie a Sasà Striano. Grazie Sasà. Grazie per essere stato in questa nostra prima tappa di questo viaggio. Grazie. Grazie Sasà, grazie. Grazie mille. Per questa grazie bella testimonianza. Grazie a voi per quello che fate. Patrizio, vieni qua, ti faccio giocare. No, perché sennò diventiamo troppo seriosi, dobbiamo anche un po' giocare, perché pure il gioco è vita. Ma tipo, da un bacio a Sabato. E beh, baciate, beh, baciate. È troppo bello. Questo è dare le occasioni. Le occasioni alle persone. Che bella pagina. Noi siamo teatranti, Patrizio, noi siamo teatranti.